notizie fondamentalmente. Però ricordiamo, era nato così Facebook come annuario, cioè come supporto all'annuario delle studenti universitarie. Cioè trovare i vecchi amici di un tempo. Sì, per scambiarsi, per dare un volto, un nome e quant'altro. La Facebook è Facebook. Vorrebbe che di ritornasse ad essere luogo di ritrovo. Sai, questo è il problema delle tecnologie e delle invenzioni, che poi sfuggono di mano e vivono di vita propria. Quante belle invenzioni della storia magari invece sono state usate impropriamente anche facendo questo. Però sai cosa? Che i social si usano molto per l'informazione e invece per incontrare la gente tanto da uscire di casa. Sono d'accordo con te, quindi facciamo che andiamo a incontrare un caffè su di magazzino. Esatto. Un'idea. 8.483.000 italiani ascoltano ogni giorno RTL 102.5.